anni di emergenza pandemica, la consuetudine della chiusura dell'anno accademico del mese di giugno, una cerimonia ricca di più significati. L'intensa attività dell'anno trascorso, direi che particolarmente intensa, con un'ansia di vita e comunicazione di idee di assorbire vita, anche in una situazione di emergenza, questa intensa attività è stata travasata dal libretto di Sala, ne trovate contezza con diffusione del libretto di Sala che affidiamo alla vostra lettura. Nella cerimonia odierna, oltre a ricordare tutta l'attività passata, si procederà alla consegna dei premi a giovani meritevoli per l'impegno e per i grandi risultati ottenuti negli studi universitari. È un'iniziativa questa dei premi che è un'apertura che l'Accademia coltiva da molti anni e che è un'apertura e una prospettiva verso il futuro. A questo si è un coraggio e di coraggioso sguardo verso l'investimento nei giovani. Seguirà la consegna dei diplomi ufficiali, dei diplomi di appartenenza all'Accademia ai nuovi soci che sono stati eletti nell'assemblea del dicembre scorso e che rappresentano il consolidamento e l'arricchimento della struttura scientifica, professionale e umana dell'Accademia. Cerimonie, momenti di grande importanza per la vita. L'incontro così articolato sarà concluso dalla lettera magistralis di uno di questi accademici, l'accademico onorario Giuseppe Zaccaria. Gli consegneremo il diploma e lo metteremo subito all'opera. A lui sarà affidata la lettera magistralis dal titolo La crisi del diritto e il mutamento dei paradigmi giuridici. L'incontro sarà, come di consueto, introdotto dalle parole del Presidente Gaetano Tiene, che offriranno una chiave di lettura uno dei molteplici aspetti dell'Accademia, ribadendone attraverso la rievocazione del passato e di un socio particolarmente importante, un socio fondatore, Alessandro Massaria, ribadirà il ruolo e direi la missione nella società attuale, nel momento storico presente, di questo nostro secolare glorioso sodalizio culturale e che una scelta compagnia di 21 spiriti della città di Vicenza, e qui citiamo i documenti proprio delle origini dell'istituto, e che nel 1555 ha avuto origine. E lo faremo nella cornice senza uguali di questo teatro che dell'Accademia è il frutto tangibile e direi di prematuro passato attraverso i secoli. La parola al Presidente. Benvenuti a tutti, autorità, signore e signori. Prima di iniziare il mio intervento, che sarà un intervento piuttosto singolare, devo portare il saluto del Presidente Zaia. Non può venire per impegni istituzionali e molto spesso si fermava lì, ma quest'anno ci ha mandato un messaggio che merita di essere conosciuto e letto. Dice, Presidente Tiene, il teatro olimpico è l'espressione della vita culturale cittadina, della discussione e del confronto, un luogo di forte tradizione che promuove il sapere scientifico, umanistico e giuridico e interagisce con il resto del mondo con mente aperta e laica. Questa cerimonia dunque, quella della chiusura dell'anno accademico di oggi, momento di condivisione dei risultati dell'anno accademico appena trascorso e la presentazione dei nuovi accademici e viceversa, personalità che sapranno dare impulso alla vita scientifica e culturale non soltanto di Vicenza del Veneto, ma anche dell'intero paese. Ringrazio pertanto tutti coloro che continuano ad animare quotidianamente le iniziative promosse con passione e professionalità, proseguendo la nobile missione di arricchire conoscenza, con la conoscenza, di conoscenza, la comunità e il territorio. L'ho letto molto volentieri, non per dovere, ma davvero per un piacere, perché contiene dei messaggi di alto significato. Bene, che cos'è che
voglio parlarvi oggi. Beh, il titolo della mia presentazione è questa: quando erano gli anni gli accademici politici a diventare professori dell'Università di Padova e non i professori dell'Università di Padova a diventare accademici. Non è a caso che dico questo, perché mi riferisco a un grande personaggio che è Alessandro Massaria, è stato fondatore, che è vissuto dal 1524 al 1598 e che è stato uno dei fondatori. Bene, cominciamo così. Allora, diciamo, chiudiamo la nostra attività 2021-2022 dell'Accademia Olimpica con la tradizionale consegna dei diplomi ai nuovi accademici e soprattutto la premiazione di alcune tesi di laurea magistrale. Allora, guarda caso, quest'anno, questa cerimonia, avviene un anniversario speciale, molto speciale. L'Università di Padova, che è stata centro di formazione nei secoli di giovani provenienti da tutte le nazioni europee, mi riferisco soprattutto al 500, compie 800 anni. Ebbene, la nostra Accademia nasce proprio in quel secolo d'oro della sapienza dell'umanesimo, cioè il 500, che era l'epoca di innovatori in arte e scienza. E questo a pochi anni, era il 55 di distanza, da quello che va conosciuto, è conosciuto come Annus Mirabilis. Siamo nel 1543, quando con la pubblicazione del De Revolutionibus Orbium Celestium di Niccolò Copernico, e quella, lo stesso anno, 1543, De Humani Corpus Fabrica di Andrea Desaglio, si comincia a far luce sul macrocosmo dell'universo con la teoria eliocentrica e sul microcosmo del corpo umano mediante dissezione anatomica. È presso l'Università di Padova che comincia a essere interpretato l'infinito mettendo in dubbio quanto scritto nella Bibbia. Nasce l'interesse per la scienza, nasce per l'interesse per il metodo sperimentale, nonché, sottolineo, la riscoperta della filosofia naturale, quella aristotelica, senza condizionamenti o pregiudizi, in pieno spirito di libertà. E paradigmatico è il motto dell'Università di Padova: libertas docendi et investiganti, che è una libertà tutelata dai riformatori della Repubblica Serenissima che amministravano l'università. E in questo contesto il libero pensiero, che nasce a Vicenza appunto nel 1555, un sodalizio che sarà chiamato Accademia Olimpica, formato da 21 cittadini illustri. Cito solo un nome: Giacomo Pagello, che era il principe, e anche Andrea Palladio e Alessandro Massaria, di cui parleremo adesso. Sentite che cosa è detto nell'atto costitutivo dell'Accademia Olimpica. Gli accademici olimpici hanno tutti un animo e un volere onde non è una meraviglia se tutti i parimenti tendono un fine solo, e questo è che ognuno di quelli desidera imparare tutte le scienze. E non parlo d'arte, parlo di scienze, e specialmente le matematiche, le quali sono il vero ornamento di tutti coloro che hanno l'animo nobile e virtuoso. E questo è sottoscritto da questi 21. E chiara è una chiara apertura di interesse verso la scienza, ante segnata, attenzione, 70 anni prima, ante segnata, di quanto scriverà Galileo Galilei nel 1623 nel suo trattato Il Saggiatore. Cosa dice Galileo? La filosofia è scritta in questo grandissimo libro che continuamente ci sta aperto innanzi agli occhi, io dico il diverso, dice, ma non si può intendere se prima non si impara a intendere la lingua e a conoscere i caratteri nei quali è scritto. Egli è scritto in lingua matematica e i caratteri sono triangoli, cerchi ed altre figure geometriche senza le quali mezzi è impossibile a intendere umanamente parola. Attenzione, senza questi è un aggirarsi vanamente per un oscuro labirinto. Bene, uno dei fondatori dell'Accademia Olimpica abbiamo nominato Alessandro Massaria, medico umanista, la cui storia a mio avviso è esemplare per dimostrare cosa ispirasse gli accademici olimpici di quell'epoca.
1524 con un'antica famiglia vicentina che lo aveva educato nelle lettere del latino e greco. Si laurea a Padova nel 1553 in medicina. Torna a Vicenza, inizia la promozione di medico e contribuisce alle origini, alla creta olimpica, dentro la quale, sentite, sentite, dà via una scuola anatomica con dimostrazioni di notomia, cioè delle autopsie. Costituisce Vicenza il collegio dei medici per la lotta contro i cosiddetti ciarlatani, a quell'epoca farmacisti cosiddetti si chiamavano speziali, e i chirurghi non erano medici laureati, erano dei praticoni, che curavano, si diceva, perché con ferro e fuoco. Uomo di cultura universale, fu anche commediografo, tipo Massaria, la Banca di Lirico definì intendentissimo filosofo, medico espertissimo, speculativo meteorista, diligentissimo notturnista, a dirvi quanto trasversale fosse la sua grande cultura. E Michelangelo Zorzi, nel 1630, fu tra i più dice che Massaria fu tra i più acuti e dei ingegni, anzi tra gli ornamenti più luminosi della nostra patria. Fu molto attivo durante l'epidemia di peste del 76-77, quella che causò 40.000 morti a Venezia. Nel 1579 pubblicò un libro su questa esperienza che gli porta molta notorietà. L'abbiamo proprio presentato qui nel settembre del 2012, pensate, ed era presente e partecipava proprio Giuseppe Zaccaria, che tenne anche una relazione in quell'epoca. Abbiamo presentato questo libro che era stato appunto un progetto dell'Accademia Olimpica. Bene, chiamato nel 78 dal magistrato della salute a esercitare a Venezia, vado al teatro. Mi dice, sentite cosa diceva. Ho dovuto abbandonare teatro, patria e liceo, cioè licenza. Sono sue parole. Dico prima nel 86 la cattedra di medicina pratica, l'Università di Padova, in sostituzione di Giacomo Girolamo Mercuriale, che con il collega Girolamo Capodivacca aveva clamorosamente fallito nel riconoscere la pestilenza scoppiata a Venezia nel 1575. Mercuriale pagò anche a Verone con la mancata conferma della cattedra. Bene, durante la peste a Vicenza, Massaria introdusse il metodo scientifico della misura dei dati. Scienza e misura, non dimentichiamo. Responsabile del controllo epidemiologico, registrò il numero dei morti in città e nell'azzaretto mese per mese. Pensate, nel 1577 nel suo libro la scritta che si ebbero complessivamente 1908 decessi, con un picco nei mesi di settembre e ottobre, abbracciò la teoria del contagio, cioè doveva essere qualche cosa che trasmetteva la malattia. Questa teoria del contagio era quella di Frankenstein, ovvero che cos'erano questi corpuscoli? Beh, erano invisibili, li chiamavano seminali, perché disseminavano la malattia. Solo che se poi dopo sarebbero stati identificati al microscopio come microorganismi viventi, e cioè esseri materiali. Bene, contro il dilagare dell'epidemia dopo misure rigorosissime e provvedimenti lungimiranti. Pensatevi, equivalenti a quelli che stiamo applicando nella pandemia del Covid. Per molti aspetti validi ancora oggi, appunto, ai tempi del Covid. Tra i quali, sentite, creazione di speciali magistrature di sanità e turni di servizio di medici, confinamento degli infetti dei familiari con isolamento in un lazzaretto e nel campo marzo. Pensate che vennero registrati 530 malati accampati in baracca in campo marzo e ben 440 nel lazzaretto. E poi l'introduzione di rigidissime restrizioni di libera circolazione delle persone, come le chiamiamo, lockdown nel 1577. Benissimo. Prima della peste gli abitanti di Vicenza erano 30.000, calarono 20.000 per decessi, ma soprattutto perché si erano spostati in giro in campagna. Bene, questo medico cosa afferma? L'azione e l'esperienza, medicina fiat, cioè la medicina deve essere basata sull'esperienza e sulla, appunto, ragione, cioè nel senso da utilizzare il ragionamento, ma ancora di più, e questo forse è ancora più affascinante l'affermazione, non i malati, ma i malati sono i veri maestri. Osler,
Ian Mosman l'avrebbe affermato, grande medico che è esistito, l'avrebbe affermato, confermato nel 1900. Bene, ci teneva a sottolineare che distingueva le verità fisiche da quelle filosofiche che chiamava, sentite, a prioristiche. Io trovo sempre incredibile che abbia saputo usare questa aggettivo. Era cambiato il salasso. Galileo, bisogna dire che a quell'epoca si facevano dei salassi, due litri di sangue, era contrario alle curve ed era contrario alla teriaca, il buio di 40-50 elementi che comprendeva la colonna di vibra. Erano quelle misure che erano praticate da secoli dai magici galenici. Bene, siamo là. Muore improvvisamente nel 18 ottobre 1959. Sarà possibile probabilmente vedere la sua statua perché è qui, vivente sepolto nella Basilica di Sant'Antonio, senza nemmeno una lapide, la statua per cui i suoi cedimenti, i suoi colleghi, per cui sono state disperse le sue reliquie, le sue ossa, ma Massaria è lassù, è qui con noi oggi. E è collocata in quella balaustra che voi vedete, vicino proprio a quella del Bannario. Bene, c'è un'altra lapide che venne messa su alla chiesa dei Servi di Maria, ed è una dedica molto, molto infelice. Pensate che cosa si scrive: ad Alessandro Massaria, grande genio galenico. No, tutt'altro. Massaria non è stato un conservatore galenico, bensì un eretico del suo tempo, un grande medico novatore del Rinascimento, quando erano gli accademici che si venivano professori dell'Università di Padova. Grazie. Ora, prima di passare alla cerimonia della consegna dei premi, vorrei presentare chi siede a questo tavolo. Il Presidente lo avete appena sentito, alla mia destra, quindi alla vostra sinistra, è il Vicepresidente Vicario, il Professor Giovanni Luigi Fontana. E poi, oltre alla figura del Presidente, il Dottor Giacomo Cavalieri, che è il Presidente della classe di Diritto, Economia e Amministrazione, il Professor Giuliano Beglieni, Presidente della classe di Scienza e Tecnica, e infine il Professor Emilio Franzina, Presidente della classe di Lettere e Arti. I presidenti interverranno nella cerimonia, come vedrete. E ora passiamo appunto al momento della consegna dei premi. L'Accademia Olimpica di Vicenza bandisce ogni 3 anni il premio COPOS, aperto ad autori, sia italiani che stranieri, di una tesi di laurea magistrale che abbia interessato in modo particolare o prevalente Vicenza e il suo territorio. Al premio COPOS si alternano poi negli anni successivi il premio ICLAVOR dedicato alle tesi triennali e il premio Accademia Olimpica dedicato invece riservato alle tesi di dottorato. Il premio ha una dotazione complessiva di 5.000 euro, dei quali 2.000 da assegnare al concorrente che sarà dichiarato vincitore e i restanti premi poi a discrezione del Consiglio di Presidenza. Quest'anno il primo premio è stato conferito, il premio di 2.000 euro è stato conferito a Costantino Romeo dell'Università di Modena e Reggio Emilia. E gli altri adesso li chiameremo sul palco e consegneremo loro l'attestato di questa vittoria. E poi, vi dicevo, sono due secondi premi di 1.500 offerti a Pedro Araro dell'Università di Padova e a Demetrio Ruda dell'Università di Verona. Adesso i presidenti delle classi qui afferiscono appunto le tesi dei vincitori, leggeranno il titolo e la motivazione dell'assegnazione del premio. E i vincitori sono pregati a turno di presentarsi, di salire sul palcoscenico di questo del nostro teatro. Giacomo Cavalieri. Io. Costantino Romeo ha come titolo di tesi di laurea magistrale: lavorare insieme, condividere competenze e studiare.
tali risorse all'interno di un fatto collaborativo, il caso Mega Hub. La tesi affronta un tema di crescente rilevanza e di sicuro interesse operativo, in particolare dopo l'esperienza della pandemia. Nello svolgimento del lavoro, l'autore mostra un'autonoma capacità di analisi, assumendo posizioni ed esprimendo giudizi non limitati alla rassegna letteraria e dimostrando una coerenza del discorso positivo in grado di coniugare in modo convincente indagini empiriche e impostazione teorica. L'analisi del tema è completa e le indicazioni proposte costituiscono elementi utili per organizzare in modo efficace spazi collaborativi sia pubblici che privati. Il vincitore non è purtroppo con noi e se ne dispiace molto, e il presidente regionale ha mandato un messaggio importantissimo di ringraziamento principalmente, ma soprattutto di commento un po' sul problema dei laureati in Italia che sono costretti ad andare all'estero. Sentite, mi permetto di leggerlo perché credo che sia quasi doveroso. Dice Costantino Romeo: essendo uno dei cosiddetti cervelli in fuga, sarei davvero lieto se le istituzioni presenti sul territorio creassero delle piattaforme attraverso le quali coinvolgere quelle persone migranti che mantengono un legame con Vicenza. Sarebbe forse un modo per attivare relazioni e avvalersi di competenze che purtroppo il nostro territorio tende a perdere a causa delle migliori opportunità disponibili altrove. Leggo quotidianamente la rassegna stampa locale e penso molte volte al contributo, seppur piccolo, che potrei dare alla comunità che mi ha cresciuto. Guardate che, diciamo così, è una sofferenza leggere questa lettera, perché laureare in Italia, al nostro paese, costa tantissimo. Creiamo dei fuori classe, certe volte, ce li facciamo scappare e magari andiamo in cerca noi. Allora, è un problema che va affrontato, ne abbiamo parlato con il presidente della Confindustria, che ci tiene moltissimo da questo punto di vista, è molto sensibile. Ebbene, è tempo di dare una risposta a queste attese. Prego. Ancora una volta della tesi della concorrente Ofelia Pecoraro. Ha delegato Costantino Romeo, non solo ha inviato il messaggio, è stato stralciato il pezzo che avete sentito dal Presidente, ma ha delegato una sorella a ricevere per lui il premio.
Ora è la volta della tesi il titolo era poi giudizio del letto dal professore Emilio Franzina, perché si riferisce ad un tema storico e quindi proprio della classe di lettere e arti. Sì, il mezzo si è laureato con una tesi magistrale su una transizione difficile, questo è il titolo, la punizione dei fascisti e la corte d'assise straordinaria di Vicenza. Adesso mi rilego perché il giudizio l'ho dato io, quindi. Pur situandosi all'interno di un tema già trattato in contesti più ampi, la tesi affronta l'argomento con un'originalità di giudizio, dimostrando un apprezzabile sforzo di interpretazione critica delle fonti utilizzate. Il lavoro si segnala per un'argomentazione coerente, sorretta da un'esposizione efficace basata su dati reperiti, dati d'archivio, in grado di supportare in modo adeguato l'elaborazione proposta. Non so se è presente l'autore, sì. Grazie.
Jean-Bernard Chan, accademico libico corrispondente, classe di lettere e arte. È attualmente professore emerito di letteratura italiana all'Università di Losanna, dove è stato ordinario per gran parte della sua carriera di docente. I suoi anni di ricerca, sfociati in una ventina di volumi, spaziano dalla storiografia toscana del XVI secolo agli studi machiavelliani, alla poesia delle corti italiane del XVI secolo, alla letteratura dell'emigrazione italiana nel mondo, per spingersi fino all'Ottocento italiano e alla poesia contemporanea. È tra i protagonisti della recente stagione di studi machiavelliani e del Rinascimento fiorentino, con contributi fondamentali al restauro dei testi Machiavelli. È membro del relativo comitato scientifico per l'edizione nazionale delle opere, nell'ambito del quale ha pubblicato finora 5 volumi basilari. Per valutare appieno la ricchezza dei suoi interessi di studioso e i suoi legami con la cultura veneta e vicentina, va ricordata l'attenzione riservata ai manoscritti letterari ottocenteschi, in particolare quelli di Zanella e Fogazzaro, che raccoglie e studia nei collezioni. È membro dell'Accademia della Crusca. Ci ha fatto sapere con dispiacere di non poter essere presente con noi. Proseguiamo quindi in ordine alfabetico, l'avete capito, il nome nell'elenco dei nomi accademici. Gaetano Marò, accademico olimpico ordinario, classe di scienze e tecnica. Laureato in fisica all'Università di Padova nel 1980 con una tesi sperimentale sull'utilizzo di tecniche di fisica nucleare per l'analisi dell'inquinamento ambientale, ha successivamente lavorato presso aziende private di automazione industriale. Scusate, faccio qualcosa di importante. Permette di leggere un po' meglio. Allora, ha lavorato per aziende private di automazione industriale. Nel 1984 è stato assunto presso l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare e Laboratorio Nazionale di Legnaro, raggiungendo nel 1998 il livello di dirigente tecnologo. Collabora a vari esperimenti di fisica nucleare e sub-nucleare nei laboratori nazionali di Legnaro. Large e John Collider presso il CERN di CERN di Ginevra, scusate, e fino al 1995 a Low Energy Anti-Proton Ring, sempre al CERN. Dal 2013 al 2021 è stato direttore del Centro Nazionale per la Ricerca e lo Sviluppo delle Tecnologie Informatiche, che gestisce il principale computing center dell'Istituto Nazionale della Fisica Nucleare. E promotore di numerosi progetti di trasferimento e supporto tecnologico rivolti alla sanità pubblica e alla ricerca biomedica, inclusa quella riguardante la pandemia da Covid-19. Insegna fisica come professore a contratto all'Università di Padova. È autore di oltre 250 pubblicazioni nel settore della fisica sperimentale e della tecnologia. Attualmente presidente della Società Italiana di Filologia Romanica.
occupata di storiografia anglo-romana, della lirica romana dei primi secoli, dai trovatori provenzali ai gallego-portoghesi, dai trovieri ai poeti siciliani agli stilnovisti, e di epica medievale e di fotografia letteraria. È socio corrispondente dell'Accademia Nazionale dei Lincei, membro effettivo dell'Istituto Lombardo Accademia di Scienze e Lettere e corresponding fellow della Medieval Academy Nova America. Può dirigere riviste critica del testo, Review Critique de Filologie Romane, rivista di studi danteschi e moderna. Fa parte del comitato editoriale di Troiana Alexandrina e del comitato scientifico d'Italia Medievale e Umanistica, Prospettiva Medievale, Textus e Musica, e del bulletin del gruppo CASP Parigi. È membro del scientifico comitato del Corpus del Trovador, Unione Accademica Internazionale, Istituto di Studi Catalano a Barcellona, e socio della Fondazione Lorenzo Fabio. Per la collina di Onice,
degli anni di giovane del 99 per zio mio, premio critici teatro del 2006 per Parole di Giuda, Campiglia nel 2008 per Timetone, 20 2018 per Scosse in famiglia, la violenta d'argento per l'opera critica solo su di San Secondo, Carmine Giannelli nel 2021 per l'opera complessiva di storico interno. Appena usciti la recita interrotta e i teatri della pandemia, oltre alla ristampa di Venere a Venezia. Tra ricerca storica, scrittura creativa, attività performativa e oggi l'artista, uno degli artisti e studioso più esperto nella drammaturgia, attento ai suoi significati, ai suoi intrecci e sviluppi contemporanei. Accademico Olimpico Ordinario, classe militare di arti, formatosi come studioso all'Università di Padova, dove si è laureato e poi dottorato in filologia e letteratura greca, ha proseguito la carriera all'Università di Verona, presso la quale è ordinario di lingua e letteratura greca dal dicembre 2019. I suoi principali interessi di ricerca si orientano con particolare attenzione verso la tragedia attica, la poesia di Sofocle e gli aspetti di forma, lingua, metodo e stile del dramma antico, a cui ha dedicato saggi e studi, abbinandosi ad altri filoni di indagine riguardanti la tradizione epica, la poesia di Omero, la presenza dei lirici nei generi teatrali del V secolo a.C. Ha pubblicato varie monografie, commenti e traduzioni di tragedie greche ed è coeditore di volumi sul coro drammatico, sul mito e sulla storia delle traduzioni. Ha recentemente edito come responsabile dell'intero progetto i tre volumi preziosi, davvero di un manuale destinato agli studenti del liceo classico, con parole adatte, autori, testi e contesti della letteratura greca. Gli autori sono appunto Andrea Rodigliero, Mazzoldi e Dino Piovano, altro nostro accademico, ed è l'editor d'opera edito da Zanchelli di Bologna. Laureato in economia aziendale all'Università Bocconi di Milano,
ha avuto modo di completare le sue conoscenze dei sistemi organizzativi aziendali e la sua formazione attraverso viaggi di istruzione di studio in Giappone. È entrato giovanissimo nell'azienda materna, la NEMS S.p.A. di Rosà, che è un gruppo che ha un fatturato di oltre 160 milioni di euro e più di 800 dipendenti, ne ricopre oggi il ruolo di presidente e amministratore delegato. Decisivo l'impulso da lui dato alla società, proiettandola sui mercati esteri ed estendendo la gamma produttiva di componenti metallici anche al settore strategico dell'automobile, fino ad ampliare il proprio raggio di azione anche al mondo del trasporto pesante, con l'acquisizione nel 2019 di Euromeccanica. Nel 2011, quale presidente di Risorse di Crescita, enti di Confindustria Vicenza, ha promosso la nascita di una rete associativa dell'alta formazione aziendale, sfociata nel 2014 con l'aggregazione di Forema, Confindustria Taranto, nell'istituzione di Newmo Innovation and Knowledge. Nel 2012 è stato nominato vicepresidente nazionale di Federmeccanica con delega alla formazione. In tale ruolo ha promosso il Ministero di Istruzione Universitaria e di Ricerca il rafforzamento dell'alternanza scuola-lavoro, poi recepito dalla legge sulla buona scuola. Dal 2012 è membro del CDA di Fondazione Cua Business School e dal 2016 ne è il presidente. Nel maggio del 2021 è stato nominato presidente di Federmeccanica. Buonasera a tutti, io ringrazio la
presidente per l'onore che mi è stato reso oggi, sia con l'ingresso in questa prestigiosa accademia come accademico olimpico onorario, sia per avermi affidato l'onere, in questo caso non solo l'onore ma anche l'onere della lezione di chiusura, e sono certamente ben consapevole di quanto glorioso sia questo antico sodalizio culturale, e di conseguenza sono estremamente consapevole di quanto l'onore che mi ha reso questa sera possa, non possa che, per il quale non possa che esprimere davvero gratitudine. C'è un elemento ricorrente, forse potremmo dire una tentazione, nella cultura dei giuristi. Non vi è periodo recente in cui i giuristi non si siano interrogati sulla crisi del diritto. Alla crisi del diritto è dedicato un famoso volume padovano del 1953, cui contribuirono i maggiori giuristi italiani, per non dire della morte del diritto evocata da Francesco Carnevale. E la questione della crisi del diritto fu posta con particolare intensità all'indomani della fine della Seconda Guerra Mondiale, quindi ancora dunque sotto la forte impressione emotiva dei tragici effetti della negazione della morale, della perversione del diritto e dell'ingiustizia legale che erano state perpetrate dai regimi totalitari. Insomma, si vedeva la necessità di aprire una pagina nuova per il futuro del diritto e della scienza giuridica. Ma già uno dei principali protagonisti di quella stagione, Giuseppe Capograssi, avvertiva che il concetto di crisi ha un valore più emozionale che logico, cioè si esprime un elemento di preoccupata disapprovazione nei riguardi di una fase in cui non ci vorremmo trovare, pur se attenuata da un barlume di speranza nella possibilità di superare la temporanea difficoltà. Certo, la crisi può essere interpretata anche in un senso totalmente negativo, come elemento distruttore della ragione, ma senza dubbio il termine crisi non ha solo un significato negativo, e anche senza soffermarci sulla sua etimologia, se solo consideriamo il problema della crisi dal punto di vista dello sviluppo della scienza, possiamo verificare come esso sia tutto interno al destino epistemologico proprio del sapere. Perché se già nell'antichità Socrate platonico ammoniva sul fatto che una vita senza ricerca non merita di essere vissuta, poi negli anni 30 del Novecento Edmund Husserl, in quel capolavoro che è La crisi delle scienze europee, la fenomenologia trascendentale, riconosceva lucidamente che il metodo scientifico deve essere sempre in crisi, perché l'esperienza può sempre farci scoprire qualcosa di nuovo. Quindi per definizione la ricerca è qualcosa di instabile, qualcosa che trasforma le nostre opinioni, che segna la nostra volontà di nuove rappresentazioni del mondo. Essa è quindi strutturalmente crisi, è vedere nuove possibilità. La crisi, ci ha avvertito Natalino Hirti, ha anche un aspetto generativo. Viviamo dunque una crisi che si rinnova periodicamente e che assale quando emerge in forme evidenti, non occasionali, la difficoltà di inquadrare fenomeni nuovi in rapidissima trasformazione all'interno di vecchie categorie e sistemazioni tradizionali. Sarebbe d'altronde chiaramente inverosimile se un variare profondo di elementi materiali e l'impellenza dei fatti non corrispondesse uno sforzo sofferto della cultura di reperire più adeguati strumenti di lettura e di interpretazione della realtà. Il diritto deve sapere indirizzare la vita anche nelle situazioni che cambiano e sapersi trasformare. Cerchiamo di mettere un po' d'ordine però in questa problematica che è complessa, e per questo ricorrerò al modello costruttivistico elaborato dall'epistemologo Thomas Kuhn per delineare i tratti caratteristici dell'impresa scientifica. Infatti, in un notissimo saggio del 62, The Structure of Scientific Revolutions, Kuhn indicava col termine paradigma conquiste scientifiche
posizioni accettabili a coloro che praticano un certo campo di ricerca. E nella sua prospettiva, lo sviluppo della scienza interna, periodi rivoluzionari, caratterizzati appunto dall'affermarsi di nuovi paradigmi, e fasi invece di scienza normale, che si tengono dedicate alla ripulitura dei nuovi paradigmi, cioè articolarli meglio. Ma è proprio in queste fasi che si manifestano i tentativi di forzare i dati reali entro, dice Kuhn, le caselle prefabbricate ed effettivamente rigide fornite dal paradigma. Ma quando i fenomeni si ribellano a questa sorta di incasellamento forzoso, diventa inevitabile l'apertura di una nuova scienza straordinaria. Quindi grande fervore teorico, costruzione di un nuovo paradigma, ingresso in un mondo nuovo. Ma di questa teoria, che converge oggettivamente col pensiero di Gadamer nell'offrire un chiarimento ermeneutico dell'evolversi storico incessante della prassi scientifica, vorrei ricavare alcune indicazioni proprio per il tema che stiamo trattando. Si sa bene che il giurista, da von Kirchner in giù, quindi dall'Ottocento in giù, è perseguitato da un vero e proprio complesso di inferiorità nei confronti degli altri scienziati, che si palesa nella ricorrente ricerca di un paradigma scientifico non militante. Ciò non di meno, anche i giuristi, come gli altri scienziati, sono caratterizzati dalla difficoltà di essere tutti interni, così come i giudici e i legislatori, alla pratica giuridica. Ma quando la situazione, come ho detto, delle relazioni sociali, l'esperienza storica concreta sono tali da esigere una radicale riconfigurazione della mappa dei problemi e delle soluzioni, ecco che con comoda espressione si stessi giuristi parlano di crisi del diritto, proprio per disegnare sinteticamente questo stato di difficoltà teorica. Dal momento che la scienza giuridica ha una durata maggiore e una concettualizzazione più lenta della prassi giuridica, si apre una frattura tra l'organizzazione sociale del diritto e la sua struttura come significato. Una frattura che va ricomposta per esprimere una nuova capacità di descrivere e regolare i problemi fondamentali che emergono dai nuovi contesti. Occorre insomma rinnovare l'atteggiamento della ricerca, tornare alle radici della tradizione, ma per scoprire una e riconoscere una vita nuova. Ecco che crisi è ricostruzione di un ordine dinamico e in divenire, è ripristino di un rapporto più armonico con la vita. Quindi, consapevoli del pur dell'ambiguità di questo termine, cercheremo di concentrarci sui movimenti di passaggio della cultura giuridica, che è spesso impegnata in questo lavoro faticoso, che è insieme demolitivo e ricostruttivo, di promuovere transizioni da un contesto giuridico ben definito, ben determinato, ad un altro e nuovo contesto giuridico, magari inizialmente mal certo, ma che si muove sul terreno nuovo. Di questa opera incessante di elaborazione e rielaborazione di nuovi paradigmi, che attraversa, come ha magistralmente osservato il grande giurista tedesco Josef Hess, lunghe fasi di incubazione e maturazione, poi che procede talora per strappi, ma che è essenziale per discutere il nuovo, vorrei fornire molto rapidamente tre esempi importanti. Il primo riguarda l'importante e imponente ingresso dei diritti umani all'interno degli ordinamenti contemporanei, che si può far risalire a due documenti notissimi, di cui il testo però contiene molte novità: lo Statuto dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, 26 giugno 1945, e la conseguente Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, 10 dicembre 1948. Sono frutto dell'indignazione morale contro l'ingiustizia, preparati da una cultura giuridica che era preoccupata, dopo la tragedia del totalitarismo, dal pericolo di un precipizio del destino dell'umanità.
e quindi di una caduta delle stesse condizioni di sopravvivenza delle comunità politiche. Ma questi documenti hanno il pregio di affermare un nuovo modello politico normativo, perché un intero mondo di valori, in precedenza confinati nel metagiuridico, nel pregiuridico, rivendicano prepotentemente una piena giuridicità. In particolare la dichiarazione che raccoglie in una sintesi efficace il prodotto di tre rivoluzioni, la francese, l'americana, la russa, che si allontana quindi dall'idea più banale di umanità per offrire una visione solida della persona nella sua complessità e nel suo divenire più che nel suo essere stato. Certamente dobbiamo tenere presente che i diritti umani sono frutto di processi storici talora dolorosi che hanno dato consapevolezza di gravi violazioni della dignità umana da parte del potere politico. Ma mi pare innegabile l'affermazione che questi due documenti segnino indiscutibilmente il passaggio dai rights in books ai rights in action, cioè dai diritti solo pensati sulla carta, viziati in astrattezza, ai diritti attuati per persone in carne ed ossa. E quindi se nell'età del liberalismo e delle carte dei diritti settecenteschi i diritti erano essenzialmente concepiti come una garanzia per l'individuo nei confronti degli arbitri del potere politico, ora con radicale cambiamento di prospettiva essi divengono criterio di misura anche dell'azione dello Stato e quindi le loro ragioni fondative vengono incorporate nel diritto. Caratteri distintivi sono, come noto, l'universalità riguardo tutti gli esseri umani per il solo fatto di essere persone, l'inviolabilità perché devono essere rispettati da tutti. E si tratta, come ha ben osservato il grande Norberto Bobbio, di una vera e propria rivoluzione copernicana, cioè di un radicale cambio di paradigma, appunto, che coinvolge la stessa concezione del diritto, in particolare il rapporto tra governanti e governati, che non è più considerato ex parte principe, ex parte popoli. Quindi nell'età dei diritti gli individui passano da sudditi a cittadini che hanno la possibilità di azionare giuridicamente le proprie pretese. Quindi avere un diritto non è più un'espressione retorica, astratta, ma la concreta possibilità di un esercizio di un diritto in concreti casi particolari. E addirittura, come ho detto, la possibilità per gli individui agire contro gli stati, contro i propri stessi stati. Insomma, l'individuo persona in quanto tale è messo al centro di imputazione di diritti formalizzati. Questo cambio di paradigma fu preparato ovviamente dalla dottrina giuridica e però ebbe precise conseguenze sul piano pratico, perché i diritti si strutturano come elementi della grammatica dei valori etico-politici e che configurano un ordine giuridico che però non è più statico, è sempre in movimento, in costitutiva evoluzione. E quindi la positività del diritto è frutto dell'opera contemporanea di più soggetti. Da questo punto di vista la pratica dei diritti umani è un cantiere sempre aperto, è un edificio in costante costruzione che ha necessità di continui ampliamenti e l'interpretazione dei diritti non è più un'analisi dei significati testuali, di testi, di documenti, quanto piuttosto un processo argomentativo volto a ricostruire e riformulare le ragioni dell'attribuzione e del riconoscimento dei diritti. Dobbiamo pur dire però che oggi l'età dei diritti è entrata in una fase discendente, perché fenomeni di enorme portata come la globalizzazione, il multiculturalismo, la tecnologia digitale, la guerra, da ultimo, si sono imposti con forza irresistibile, con conseguenze in molti casi devastanti sui diritti stessi. Cercano di modellarli a loro immagine e somiglianza e muta il rapporto dell'individuo con lo spazio e con il tempo. La società non ha più un ethos comune, c'è una molteplicità al suo interno di etnie, di culture, di tradizioni religiose, di concezioni del mondo.
che mostra però una potenzialità conflittuale, cioè scarica tensioni, instabilità, violenza, disaccordi sul modo in cui interpretare i valori, per non dire del fatto che per milioni di persone espulse dai loro paesi d'origine, mosse dalla necessità di sopravvivere, i diritti umani sono di fatto sospesi e viene messo in radicale discussione quello che Stefano Rodotà aveva chiamato il diritto di avere diritti. Ecco, tra l'altro, a lungo ci siamo cullati nell'illusione che l'interdipendenza economica avrebbe allontanato i conflitti bellici, ma l'aggressione all'Ucraina ci ha messo di fronte a un dilemma davvero bruciante. È preferibile continuare una guerra giusta, nel senso del sacrosanto diritto alla legittima difesa, oppure occorre accettare una pace considerata ingiusta pur di limitare il numero delle vittime e l'enorme sofferenza dei civili? Io credo sia difficilissimo dare una risposta, ma penso anche che una pace ingiusta, che cioè avalli l'uso massiccio della violenza, della forza, non il diritto, sarebbe nel lungo periodo una cosa ben peggiore di continuare nella difesa. Certo, resta a ciascuno di noi la responsabilità di evitare che si torni indietro, cioè che i diritti si riducano a un guscio vuoto che non ha riscontri nella realtà. Ma ecco che, come dire, tutti questi fenomeni cingono d'assedio gli assetti dati, rimettono in discussione paradigmi consolidati. Una seconda novità epocale che determina una profonda trasformazione è costituita dalla cosiddetta costituzionalizzazione del diritto, perché a partire dalla fine della Seconda Guerra Mondiale prende a dire in Occidente quel fenomeno che viene conosciuto come processo di costituzionalizzazione. C'è cioè una forte discontinuità nella nuova raffigurazione del diritto elaborata dalla dottrina, dalla giurisprudenza, dalla teoria. Non più un diritto al servizio del potere, ma un diritto condiviso al servizio della convivenza civile. Quindi si incrina la vecchia cultura monodimensionale che vedeva al suo culmine la legge. E questo avviene per il fatto che la Costituzione non è solo, come si usano dire i giuristi nei manuali, la legge delle leggi, ma perché diventa una norma fondamentale della convivenza civile e quindi è caratterizzata dalla storicità, dalla volontà di aderire al momento storico. Soprattutto afferma principi che sono ad un tempo interni al diritto positivo, espressione di valori morali. Quindi viene inaugurata una nuova connessione tra diritto e morale e che costringe l'intera teoria del diritto a un radicale ripensamento. Questi principi che sono contenuti nelle Costituzioni sono aperti strutturalmente all'opera di riempimento degli interpreti. Ecco, vediamo un attimo più concretamente con riguardo alla nostra Costituzione, che introduceva principi fortemente innovativi rispetto all'ordinamento previgente e lì ci fu un tentativo di bloccare o quantomeno di rallentare questo processo elaborando parte dei giuristi e anche giurisprudenza, una distinzione tra norme programmatiche e norme precettive. Si diceva che le norme programmatiche sono indirizzate solo al legislatore per fornire un programma di attività, mentre le norme precettive sono vincolanti. Con questo si liquidava l'intera prima parte della Costituzione per evitare che i nuovi principi producessero effetti sulle leggi esistenti. Ma soprattutto dopo l'istituzione della Corte Costituzionale nel 1956 e ancora più a partire dagli anni 60 c'è un cambio di paradigma, perché riconosciuto il carattere pienamente normativo del testo costituzionale viene perseguito l'obiettivo di adattare, come dire, il diritto, anche il diritto ordinario, l'intera pratica giuridica ai principi costituzionali, che quindi non solo si impongono verticalmente ai poteri dello Stato,
contatto, ma anche orizzontalmente nei rapporti tra i cittadini. La formula dello Stato legislativo che per due secoli aveva dominato il panorama intellettuale dell'Occidente viene soppiantata dalla novità dello Stato costituzionale. E qui c'è un fenomeno che ancora oggi è veramente importante e invasivo, quello della giudizializzazione del diritto, cioè il passaggio di consistenti poteri normativi dai legislatori, dagli organi politici agli organi giudiziari. Basti citare, ma proprio una frase soltanto, convegno di Garbone dell'Associazione Nazionale Magistrati 1965, ogni giudice è gravato del potere e dovere di osservare e far osservare i principi di diritto desumibili dall'intero sistema costituzionale. Certo, naturalmente questi principi, proprio perché sono vaghi, spesso generici, non escludono la possibilità di disaccordi, la potenziale conflittualità. Ma finalmente, come nella Costituzione americana, si assume la Costituzione come cornice entro la quale maturare consensi e dissensi. Certo, ci fu poi un periodo di difficoltà, di contrapposizioni, di asprezze, ma anche grazie al ruolo della nuova civilistica negli anni 60, Stefano Rodotà, Niccolò Lipari, Pietro Rescigno, il diritto assume un ruolo non più di strumento neutrale, ma di guida nella dinamica di un mutamento che sale dal basso, dall'esperienza storica, mentre, come appena detto, il punto di vista morale si incorpora stabilmente all'interno del diritto positivo. Poi c'è tutta l'opera della Corte Costituzionale che ben conosciamo, ed è in un certo senso l'interpretazione della Costituzione ad imporre una più ampia concezione ermeneutica a tutti i livelli. Ciò non significa che tutto sia risolto, perché evidentemente permangono e convivono a lungo vecchie sordità formalistiche e eccessivi entusiasmi per il nuovo, ma è il contesto che è cambiato e che imprime delle nuove e decisive caratterizzazioni che si incarica di far saltare i vecchi stereotipi. Infine il terzo fattore, che è rappresentato dalla giurisprudenza, dall'opera della giurisprudenza europea. Queste caratteristiche che ho appena detto, della giudizialità, del lavorare per principi, eccetera, vengono accentuate dal ruolo della giurisprudenza europea, dove, come dire, si scioglie in una feconda osmosi l'antica contrapposizione tra civil law dei giuristi continentali e il common law dei giuristi anglosassoni, e la costruzione di uno specifico ordinamento europeo diffonde un approccio al diritto casistico, più attento al fatto, meno alla fattispecie astratta. E quindi, dal momento in cui la Corte di Giustizia dell'Unione Europea, Corte di Lussemburgo, riconosce la prevalenza del diritto comunitario sul diritto ordinario, tutti questi divengono non discorsi astratti, divengono discorsi estremamente concreti, per cui l'applicazione coerente del diritto europeo ha fornito un contributo decisivo all'intelaiatura di questa complessa e particolare costruzione che è l'Europa del diritto. È chiaro quindi che fino al momento in cui la Carta Europea dei Diritti Fondamentali era un testo così nobile, rassicurante, ma in fondo inoffensivo, non sorgevano problemi rilevanti. Ma quando le sentenze, in particolare della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, hanno sviluppato un catalogo di principi di diritto comunitario, si sono aperte questioni enormi, soprattutto nel campo del diritto penale, dove è parso, venisse messo in discussione quel principio aureo dall'illuminismo in poi, considerato come sacro, quello della cosiddetta riserva di legge. E in realtà, come dire, non solo va osservato che al modello del buon legislatore, per parafrasare Bobbio, si è sostituito il modello del buon giudice,
ma si è sostituito anche il paradigma, nel senso che l'antica certezza del diritto, che ormai evidentemente rischiava di diventare un assioma vuoto, si sostituisce il valore della ragionevole prevedibilità delle decisioni interpretative. Molti temono che in questo modo vengano pregiudicati i diritti fondamentali dei cittadini, ma io credo che si tratti di un nuovo paesaggio giuridico che certo si può mettere una certa tensione col principio di legalità che sacro ai vecchi giuristi continentali, ma ormai da tempo è caduta l'illusione che il linguaggio legislativo denoti con precisione questa fattispecie e abbia quindi una funzione forte di orientamento. Per esempio è caduta anche l'illusione che il diritto penale resti immune da ogni valutazione di tipo discrezionale. Perché il diritto penale contemporaneo è un diritto molto complesso, perché non si sa bene più quali siano i beni e gli interessi socialmente rilevanti. E quindi, fermo restando che non è giustificabile un sistema basato sul predominio arbitrario del magistrato, è evidente che l'esigenza di determinatezza delle fattispecie è oggi non più soddisfatta dal legislatore, più che essere violata dal giudice. Ci sarebbe poi da dire, non abbiamo quel tempo, dell'uso smodato della sanzione penale. E in Italia, secondo recenti ricerche, ci sono 7.000 norme penali. Dunque, ci troviamo di fronte a una sanzione che è pensata più in un senso preventivo che in un senso reattivo rispetto a determinati comportamenti. E certamente, se il giudice esorbita dal suo potere, rischia di divenire non colui che colma le lacune lasciate al legislatore, ma il giudice moralizzatore, il giudice giustiziere, e che diventa protagonista di una politica criminale che però è più declamata che effettivamente perseguita. Una politica che non vuole colpire fatti, come dovrebbe fare il diritto penale, ma amplissimi fenomeni criminali che avrebbero con ben altri strumenti come mafia, terrorismo, corruzione, ma il governo del territorio, e che soprattutto rischia di sollecitare nell'opinione pubblica l'idea emotiva di un diritto penale arcaico, vendicatorio, in conflitto appunto sia con i dettami dell'illuminismo sia con la centralità della persona è affermata dalla nostra Costituzione. Quindi ci troviamo di fronte a una crisi profonda delle categorie teoriche anche nel diritto penale. Il diritto dei professori è costretto a comunicare, a confrontarsi con il diritto della prassi. Quindi c'è anche un fenomeno più vasto derivante dal fatto che questo penetrare profondo di un diritto di matrice giudiziaria fa sì che paradigmi nati e sviluppati all'interno degli stati come quelli di sovranità, di democrazia, di legittimazione, di rigida separazione dei poteri, di proporzionalità, non possono più funzionare allo stesso modo nello scenario europeo, nel quale, uno dei suoi fondatori, Jean Monnet, ha detto che vive di crisi e per risolvere. Quindi c'è bisogno di un nuovo immaginario che non sia più soltanto fondato sullo Stato e che rifletta questa nuova realtà del diritto che è articolata su più livelli, su più piani. Certamente vi sono elementi di contrasto, di confusione, ma è certamente anche più attento alla sostanza piuttosto che alla forma. E per esempio l'approccio ermeneutico ci dice che dobbiamo partire dalla specificità del caso singolo per risalire kantianamente all'universale. Quindi l'interpretazione ci consente forse di mantenere vivo il legame non solo con le fonti del diritto ma anche con le trasformazioni dell'ethos della società, che come ho detto è un ethos sempre più plurale
è sempre più difficile da reperire. Vado a concludere, Gaetano, Presidente. Va bene, me ne compiaccio. Esattamente un secolo fa, Paul Valéry osservava lucidamente in un celebre e straordinariamente attuale scritto, La crisi dell'esprit, che la crisi dell'Europa, del pensiero europeo, era semplicemente il prodotto delle creazioni del pensiero. Non diversamente oggi, la crisi del diritto è crisi dei paradigmi che noi abbiamo creato, e si esce dalla crisi esercitando la nostra creatività, la nostra capacità di mettere costantemente in crisi il sapere. Ben consapevoli, come ha appuntamente osservato il grande Luis Borges, che il nostro sguardo nei confronti del diritto è sempre pregiudicato da categorizzazioni di senso e di valore che imprimono una direzione al nostro comprendere. Cioè, fin troppo facilmente tendiamo a dimenticare che anche i nostri punti di vista sono relativi. Ci troviamo quindi oggi, come ho cercato di dimostrare, seppure sommariamente, nel pieno di una profonda transizione tra diversi paradigmi giuridici. Molto resta da fare, bisogna precisare meglio le cornici concettuali, le articolazioni, i giudizi di valore sottostanti. Ma è anche vero che in questo passaggio si sono incrinate le vecchie categorie, ma la tradizione non è stata del tutto cancellata. E quindi i rapidi cambiamenti che sono intervenuti nel mondo del diritto non sono stati ancora completamente metabolizzati dalla cultura giuridica contemporanea. C'è bisogno anche di un nuovo vocabolario, di un nuovo linguaggio giuridico, esigenza che ancora oggi non può dirsi adeguatamente soddisfatta. Ma ci si impone questa domanda che ho già affacciato prima. Nuovi strumenti linguistici si possono ritrovare in un contesto in cui mancano un linguaggio comune e quindi accordi su significati condivisi? Ecco, la sfida del pluralismo contemporaneo investe la stessa idea di un ordine giuridico. E quindi il diritto contemporaneo sempre più si conferma non come un ordine già dato, già concluso, già finito, ma come un ordine tutto da realizzare, tutto da ricostruire senza sorta. Siamo consapevoli del fatto che anche le concezioni della giustizia sono figlie storiche del loro tempo e quindi si modificano, così come muta la visione generale dell'essere umano, dei suoi rapporti sociali, del rapporto con la natura, chiaramente. E compito però del diritto resta quello di mettere sotto controllo quelle che potrebbero essere le conseguenze devastanti di una globalizzazione economica selvaggia, di un'innovazione tecnologica senza freni, dell'affermazione da ultimo della violenza come unico criterio delle relazioni internazionali. Se ciò avverrà, si eviteranno i possibili effetti catastrofici di un disordine che insidia e minaccia non solo l'identità del diritto e della scienza giuridica, ma l'intero ordine umano. È anche vero però che si sono già accumulate nella pratica giuridica una sorta di serbatoio di principi comuni che trascendono le singole provenienze culturali e dai quali è possibile attingere. Insomma, come ho detto, la crisi impone di ritornare all'ethos e in quanto pratica sociale il diritto si identifica, come ben ci ha insegnato Wittgenstein, in relazione al proprio uso e non in base a criteri meramente formali. Vi ringrazio per la vostra attenzione.
dicevo al nostro magnifico lettore che gli applausi di teatro olimpico in genere non finiscono mai, perché tutto sommato oggi lui è stato un grande protagonista ma anche un attore benedetto, e questo è lo scenario. Grazie Giuseppe, ti voglio. Elisa Bagnina, come ha saputo organizzare questa cerimonia.